Ehi, miei cari Brightsiders, ho una bella sfida a indovinelli per voi. So che la stavate aspettando. Mettete da parte tutto quello che state facendo. Le vostre abilità di detective sono necessarie. Molto tempo fa, una strega cattiva rapì tre donne sposate e le trasformò in cespugli di rose. Una delle donne, che aveva dei figli, pregò la strega di lasciarle vedere la sua famiglia e la strega acconsentì. Portò la donna a casa sua per una notte e la mattina dopo la ritrasformò in un cespuglio di rose. La strega non sapeva che il marito della donna l'aveva seguita perché voleva salvare la moglie. Guardò tre cespugli di rose identici e improvvisamente capì qual era sua moglie. Come? Il cespuglio di rose in cui era stata trasformata sua moglie non aveva rugiada notturna sulle foglie. Una donna ha chiamato la polizia per denunciare il furto dell'anello della nonna. Quando un detective si è recato a casa sua, ha visto frammenti di vetro per terra e impronte di piedi sporchi. Ma invece di cercare il ladro, arrestò la donna che aveva telefonato. Perché? Se qualcuno fosse entrato in casa, i frammenti di vetro sarebbero stati all'interno della casa, non all'esterno. Per quanto riguarda la finestra, è stata rotta dall'interno, molto probabilmente per inscenare il furto. Un uomo chiamò la moglie dall'ufficio dicendo che sarebbe tornato a casa per le 8. Arrivò a casa alle 8 e 2 minuti, ma la moglie era molto arrabbiata per il suo ritardo. Perché? La moglie pensava che l'uomo sarebbe tornato a casa alle 20, ma lui è tornato a casa alle 8:02 del mattino. Un piccolo negozio di New York si chiama Sette Campane, ma fuori ci sono 8 campane appese. Il proprietario del negozio può facilmente correggere questo errore, ma sceglie di non farlo. Perché? Inizialmente si trattava solo di un errore. Con il tempo, però, il proprietario del negozio ha notato che la gente entrava spesso per far notare l'incongruenza e questo ha iniziato a far aumentare le vendite. Una regina aveva una ciotola di mele d'oro, che erano il suo bene più prezioso. Un giorno, una delle mele scomparve. Riunì tutti i membri della corte nella sala del trono e disse loro che sapeva come trovare il ladro. Ognuno di loro doveva toccare, a luci spente, un vaso arrugginito con dentro un gallo. Il gallo avrebbe cantato quando il criminale toccava la pentola. Stranamente, il gallo non cantò per tutta la durata della procedura. Nonostante ciò, la regina sapeva chi aveva rubato la mela. Come l'ha capito? Toccando la pentola, i membri della corte si ritrovarono con le mani sporche di ruggine. Ma il ladro aveva troppa paura di toccare la pentola nel caso in cui il gallo avesse cantato. Così non si ritrovò con la ruggine sulle mani. Un uomo ricco di nome James Leonard fu aggredito nella sua casa una domenica pomeriggio. In quel momento erano presenti in casa le seguenti persone: la cameriera, il cuoco, il maggiordomo, il giardiniere e la moglie di James. Hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni. La cameriera ha detto: stavo apparecchiando la tavola. Il cuoco ha detto alla polizia: stavo preparando la colazione. Il maggiordomo ha detto: stavo lucidando argenteria e piatti. Il giardiniere ha aggiunto: stavo piantando i semi di pomodoro. E la moglie ha detto: stavo leggendo un libro. Allora, chi ha aggredito il signor Leonard? È stato il cuoco. Non si prepara la colazione nel pomeriggio. Dennis è un architetto di talento. Ha progettato un grattacielo unico nel suo genere e i lavori di costruzione stavano per iniziare. Il suo capo gli chiese di mostrare il progetto a un gruppo di specialisti di un'azienda concorrente. L'unica condizione era che non potessero scattare foto. Dennis fece come gli era stato detto. Ma quando il gruppo stava per andarsene, chiese alla sicurezza di trattenere un uomo.
L'architetto ha affermato che aveva scattato delle foto durante il giro del sito. Come l'ha capito? L'uomo portava un ombrello. Continuava a puntarlo su diversi oggetti facendo molte domande. Ma il cielo era senza nuvole. A cosa gli serviva? Deve esserci nascosta una macchina fotografica. Due uomini stanno per riempire i loro annaffiatoi con l'acqua del fiume. Chi porterà più acqua? Il beccuccio dell'annaffiatoio dell'uomo più anziano si trova più in basso rispetto al beccuccio dell'altro uomo e il livello dell'acqua non può essere più alto del beccuccio. Significa che l'uomo più giovane porterà più acqua. La signora Smith sostiene che la sua vicina, la signora Miller, le ha rubato il bucato. La donna dice di aver steso il bucato in giardino alle 10 del mattino e quando è uscita di casa 2 ore dopo ha visto la signora Miller che lo metteva nella sua borsa. «Non sono stata io, è una menzogna!» risponde rabbiosa l'altra donna. Il detective che indaga su questo caso chiede alla signora Smith di andare alla stazione di polizia per aver cercato di calunniare la sua vicina. Come ha fatto a capire che la signora Smith sta mentendo? Fuori si gela e c'è neve sui tetti. In 2 ore il bucato umido sarebbe così congelato che sarebbe impossibile piegarlo e metterlo in un sacchetto. Osservate questo gruppo di persone e cercate di capire chi è la moglie dell'uomo. È la donna vestita di viola. Sia lei che il motociclista indossano fedi nuziali abbinate. Il detective Morris decise di andare a mangiare in un bar. Ma quando si avvicinò, vide una signora in lacrime. «Stavo per attraversare la strada quando una donna ha afferrato la mia borsa ed è scomparsa. L'ho notata entrare in questo bar. Può aiutarmi a recuperare le mie cose?» Il detective entrò nel bar. «Ah, quella è la mia borsa, proprio tra quelle due donne. Ma non riesco a riconoscere quella che l'ha presa. Non ho avuto abbastanza tempo per guardarla attentamente.» A Morris non servì molto tempo per capire quale fosse la donna colpevole. È quella a destra. La donna a sinistra ha il braccio sinistro ingessato. Se avesse preso la borsa, l'avrebbe presa sul lato destro. Anna ha chiamato la sua amica, la detective Evelyn Marks, chiedendole di venire il prima possibile. Mentre la donna era fuori a passeggiare con il suo cane, qualcuno è entrato in casa sua e ha rubato il suo computer portatile. Anna era sicura che fosse stato il suo vicino, Jeremy. Evelyn andò a interrogare l'uomo, ma lui non era in casa. Decise di aspettarlo in macchina visto che pioveva. Ben presto vide Jeremy aprire la porta d'ingresso. «Sono andato a pescare la mattina presto, non vedi che sono appena tornato?» Ma il detective non credette a Jeremy e lo portò alla stazione di polizia. Perché? Il ragazzo indossa scarpe da ginnastica bianche, ma sta piovendo dal mattino presto. Se era fuori a pescare, come possono le sue scarpe essere così pulite? Il detective Taylor stava inseguendo un pericoloso criminale. Improvvisamente l'uomo entrò in un ospedale. Ma ci saranno centinaia di stanze. Per fortuna pioveva e il criminale lasciò delle impronte sul pavimento. Il detective le seguì ed entrò in una piccola stanza. C'erano 3 persone. Erano tutte coperte di bende dalla testa ai piedi. Ma uno di loro era un falso paziente. Chi? È l'uomo al centro. Non ha una cartella clinica accanto al letto. Guardate questi bei pesci. Uno di loro è diverso dagli altri. Qual è? Questo al centro. I suoi occhi sono leggermente più grandi di quelli degli altri. In un freddo giorno d'inverno, un uomo si trovava davanti alla casa di qualcuno.
Non si mosse e non disse nulla fino alla primavera, e al proprietario non dispiacque. Chi era quest'uomo? Era un pupazzo di neve. Durante uno dei suoi esperimenti, uno scienziato pazzo dà a un gruppo di persone due pillole, una sicura e una avvelenata, con dell'acqua da bere. Possono scegliere una delle due pillole, quindi le loro probabilità sono 50 e 50. Stranamente, tutte le persone vengono avvelenate e devono essere portate d'urgenza in ospedale. Possibile che siano tutti così sfortunati? Tutte le pillole erano a posto. Il veleno era nell'acqua. La strega impiegò 8 anni per terminare lo scavo del pozzo più profondo del mondo. L'anno successivo riuscì a raddoppiare la profondità. Quanti anni impiegò il pozzo per raggiungere la metà della sua profondità massima? 7 anni. Se la strega raddoppiava la profondità del pozzo ogni anno, l'anno prima del suo completamento, la profondità finale doveva essere la metà.